Iniziare il video soltanto che ok, scusate se iniziamo così, soltanto che sono in questo posto e scusate se non vi pubblico l'altra parte della storia, soltanto che la pubblicherò domani perché perché oggi non riesco a pubblicare, quindi niente. Adesso iniziamo subito con la nuova storiella. Allora, io sono qua i fornelli. Stiamo un pochino qua, lasciamolo un pochino qua. Esperienze quos. Tesoro. Se arrivo. Cosa che ha? Oddio, non vedo l'ora che sia domani, perché domani partiamo. Ah, ciao ragazzi. Che c'è, mami? Mi pare che fuori. Ma non è che fa troppo freddo. No, dai. Ok, va bene. Quindi questo. Le posate. Aspetta, di bicchiere, prendi questo per tua sorella, immaginavo. Prendi anche questo. Ok, arrivo. Oddio, che bello mangiare fuori. Io amo mangiare fuori, cioè, strabello. Proprio strafico. Oddio mio. Ok, allora la bambina qua. Ah, ma per mia mamma ce l'abbiamo il bicchiere. Ma da quando ne ho messi tre? Vabbè. Chi se ne frega? Perfetto, meglio, è anche migliorata. Inizio a far scaldare. Inizio a farlo scaldare. Guardare che è pronto. Poi. Mamma, ce l'abbiamo, guarda i bicchieri. Ah, pensavo di dover prendere la tazza. No, mamma, guarda che sta per cuocere. Si aspetta che adesso metto anche quella per la pasta. Che almeno abbiamo tutte e due. Questo. Cosa c'è per cena? Allora. Vi faccio per te tuo papà di primo vi faccio gli spaghetti, sì, che bello, buonissimi, perfetto, e poi di secondo invece vi mangiate come si chiama, un po' di pane, un po' di frutta, anzi posso mangiare il secondo, oggi mangiare la frutta. Ok, che noia la frutta, ma non piace la frutta, chi se ne frega, devo mangiarla comunque. Aspetta, i piatti, ma questi li metto solo a mio papà? Sì, mettili solo a te e ai tuoi padri, perché io non pensavo di mangiare. Come, non hai fame? No, non ho proprio molta fame, nel caso mi mangio tipo una pesca al volo. Ok, va bene, mangia, sì, sta tranquilla tesoro. Aspetta, nel frattempo io metto a cuocere gli spaghetti. Vediamo un attimo questo che dato secondo non ci sta, quindi chi se ne, andiamo di là a apparecchiare. Allora, ma ci stanno, aspettate un attimo, ce l'ho fatta, meraviglioso. Ok, è abbastanza caldo, adesso mettiamo qui e aspettiamo un pochino. Mamma, sì, che c'è tesoro. Ma quindi domani partiamo. Sì, partiamo, però devi preparare la roba del bagno. Ok, vado a prepararla. Aspetta, prima porta l'acqua a tavola. Chiaro. Ok, perfetto. Aspettate che il latte è abbastanza caldo, direi. Ok. Il latte per non mi ricordo più il nome, porca di quella miseria. Aspettate un attimo, ripeto il nome. Lisa, lei si chiama Sharon, il padre si chiama Matteo, Andrea, già fatta, e la figlia invece si chiama, come si chiama, porca di quella miseria, i nomi sono diversi dalle altre storie, sappiatelo. Come si chiamava, porca miseria, Marta, ecco, Marta. Il latte per Marta è pronto. Perfetto, grazie amore. Di niente. Vado a preparare la roba del bagno. Ok. Ciao papà. Ciao tesoro. Che fai? Devo preparare la roba del bagno per domani. Giusto, che domani, ragazzi, ripetiamolo loro. Domani partiamo, andiamo in montagna. In una specie di ostello, capito? Sì, papà, io vado, dai. Ok, allora. Questo è fondamentale. Praticamente devo svaligiarlo. Tutti i miei vari prodotti per la skincare, ovviamente.
Le maschere sono fondamentali. Questo e quelli li lascio lì. Bravo, tesoro. Mamma, sì. Praticamente ho svaligiato metà la cosa, metà, cioè tutto il bagno, tranne gli spazzolini che ci servono per lavarci i denti stasera. Bravissimo, tesoro. Di niente. Perfetto, chiudiamo qua. Ok, mamma, tra quanto è pronto? Adesso arrivo. Aspettate un attimo, devo tenerlo in mano, anzi no. Così, spegniti. Scotta un po'. Oddio, oddio, oddio. Spaghetti in bianco oggi. Non esageriamo con il cibo, che sennò poi. Ok, perfetto. Mettiamo poi dopo a lavare. Allora, avrei tutto e poi lo pulisco. Ragazzi, finite. Arriviamo, vado a chiamare. Ragazzi, sì? È pronto? Brava. È apparecchiato? Sì. Andiamo, andiamo. Brava. Togli il pigiamino. Sì, andiamo. Andiamo, ragazzi. Vai, vieni qua, vai. Op, op. Grazie. Tesoro, tu non mangi? No, non ho troppa fame. Ok, lasciamo l'acqua. Almeno bevi però, vero? Sì, bevo, bevo. Che buono. Brava. Un po' d'acqua. Ok, io voglio l'acqua. Ma oddio santo, scusate, si è buggato. Perché non lo fa mangiare? Che buona, mamma. Sì, buona, è venuta bene oggi. Sì, buonissima. Allora, sparecchio io. Ok. Ma che vuoi, una baguette? No, non voglio farlo per aiutarvi. Ok, va bene, se lo dici tu. Mangiate un po' di pane, ragazzi. Ma porto anche la frutta, brava, porta la frutta. Aspetta, però porto anche via anche questo. Ok, allora. Qua questo, qua questo. E poi devo prendere la frutta, come al solito. Eccomi, brava, cosa hai preso? Ho preso il primo cesto che mi è capitato. Flagola! Brava, che mangi un po' tutto. Mangio l'uva. Io non ho troppa voglia. Mangia! Ok, scusa. Scusa, non volevo offendere la sua maestà. Vado a portare di là e porto di là anche l'acqua. Poi torno a prendere il resto. Brava. Ok. Oggi voglio aiutare molto di più la mia famiglia. Non l'aiuto da un bel po'. Ecco qua. Allora, pane e biberon. Biberon di Marta. Eccoci qua. Poi allora pane, appunto abbiamo detto, e biberon. Va sempre qui vicino alla sua roba. Io ci sono. Brava, oddio santo. Scusate. Brava Lisa, grazie. Vieni, ti porto a letto. Sì. Andiamo. Siamo tutti stanchissimi oggi. Sì, è vero. Proprio stanchi siamo in questo periodo. Aspetta, mamma e papà uscite, se vado a lavare i piatti nel frattempo. Tesoro, aspetta, prendo il telefono, io sto qui ad aiutarti. Bella lavastoviglie, giusto. Ma, lavo prima un po' male, poi metto il lavastoviglie. Brava. Vieni, aspetta che vado a prendere il libro. Ti tocco aspettarti. Ti porti quello domani in vacanza? No, voglio questo. E questo? Vado a metterlo via, sì. Mettiamo via. Nella 74 valigie. Oddio santo, madonna, quanta valigia. Quanta roba abbiamo? Forse abbiamo un po' esagerato per 2 mesi, no. Un mese mi sembra che siamo in montagna. Che bello. Devo prendere il libro delle storie di mia sorella. No, è questo. Oddio santo, si è spostato il mouse. Spegniamo la luce nel frattempo. Spegniamo anche la lampadina, tanto chi se ne frega. Eccomi, brava, vieni qua. Vieni, guarda, ti leggo la storia. Allora, c'era una volta una piccola principessina. Ok, allora dai, vieni. Allora,
Quindi laviamo. Ok. Lavastoviglie. Anzi, senti, laviamo direttamente tutto il lavastoviglie, facciamo prima. Che se no ci metto 7 anni. Perché la bottiglia. Ok. Perfetto. Asciughiamoci e rimettiamo a posto. Andiamo a tesoro. Andiamo. Aspettate, oddio santo. Sposo il mondo. Aspettate. Porca miseria. E finisco qui la storia. Dorme. Eccoci. Sei riuscito a farla addormentare? Sì. Che bravo che sei stato. Sei proprio una grande sorellona. Grazie. Dai, muoviti. Vai a letto. Va bene. Buonanotte. Andiamo a dormire. Allora, io pigiamo, metto questo, come sempre, d'altronde. Io non ho pigiamo, dormi così. Sì, perché se ne frega. Domani mattina metto questo vestito qua, quindi lo metto qui. Ok, andiamo a dormire. Sì, tesoro, andiamo a dormire. Buonanotte. Buongiorno. Dobbiamo muoverci. Aspetta, ok. Sto un po' di un attimo. Allora, dai. Dio mio, aspettate che abbasso il volume. Non avevo visto. Allora, muoviamoci. Che se no poi facciamo ritardo all'aeroporto. Allora, qua dove c'è l'hotel in stazione, ecco. Non so parlare. Tesoro, buongiorno papà. Buongiorno, dai, preparati, veloce. Ok, allora, il pigiama ce l'ho già, ho messo un altro. Ne ho preso un altro. Bravo, tesoro. Ecco perché sei mio figlio. Ok, possiamo andare. Bravo, è già tutto pronto. Sì, ho preparato la valigia ieri. Andiamo, lavati i denti. Sì, subito. Ok, perfetto. Andiamo veloce. Sì, andiamo. Aspettate che dobbiamo mettere a posto la roba del bagno. Ok, uno. Oddio mio. E uno, due. Ok, andiamo. Papà, tu aspettami qui. Ok, va bene. Mamma, aspetta. Tesoro. Buongiorno. Buongiorno, sogno. Dai, sveglia. Ok, muoviamoci. Allora, non abbiamo vestiti per te. Ma chi se ne frega, tu stare così. Aspetta, però, dobbiamo portarci una roba. Sì, cosa devi portare? È questo qua, perché sennò come beve il latte la mattina. Giusto poi nel caso, aspettate, portiamo un po' di roba. In caso estremo, proprio. Casissimo estremo. Sì, ok, dai, possiamo andare. Sì, possiamo andare. Allora, qua dentro ci metto anche questo. E questo. Ok, perfetto. Quindi io porto il mio borsone. Ecco qua. E la roba del bagno. Oddio mio. E la roba. Via. E la roba del bagno. Allora io porto questo. Oddio mio. Questo. Ok. Aspetta, porto io questo che è più leggero. Ok. Possiamo volare, volare letteralmente. Alla stazione. Siamo arrivati veloci. Non abbiamo preso solo quello perché serviva. Quindi dovrebbe arrivare. Ecco. Perfetto. Ok, saliamo veloci. Così. Qua. Arrivo. Arrivo ragazzi. State tranquilli. Andremo veloci. Se. Buongiorno signore. Buongiorno. Andiamo.
nostra questa qua. Sì, è nostra. Perfetto, oddio mio. Aspettate. Ok. Eccoci qua. Perfetto. Oh, ma che comodità qua. Sì, è molto comodo. Ma... vabbè, non parlo. Vieni, tesoro, vai a letto. Sì, io sono. Metto qui, faccio un po' di messico. Io mi metto qua. Io mi metto qui, io sono stanca. Vai, vai, tesoro, dormi tranquilla. Ok, buonanotte. Buonanotte. Sì, a vedere la gentile clientela che stiamo per partire. Ok, perfetto, meno male. Stiamo per partire. Ok, aspettiamo un pochino. Perfetto, siamo partiti, manca più o meno un'oretta all'arrivo. Oddio, vabbè. Manca più o meno un'oretta all'arrivo. E siamo molto stanchi noi. Però si posso dormire più di uno qua? No. Non possiamo, quindi ce la fregheremo. E aspettate, vado a vedere un po' di là. Oh, perfetto, ci posso un sacco pelo. A me serve per le varie notti. Guarda tesoro, guarda cosa ho comprato. Ma dove l'hai comprato? Di là. Ecco, poi metti via. Sì. Ok, perfetto. Aspettiamo che arriviamo, che è meglio. Si avvisa la gente della clientela che stiamo per arrivare. Mancano soltanto 2 minuti e arriviamo. Ok, allora svegliamo ragazzi. Ragazze. Oh, buongiorno mamma. Buongiorno mamma. Buongiorno tesoro. Buongiorno ragazze. Siamo quasi arrivate. Mancano tipo 2 minuti. Perfetto, muoviamoci allora. Aspettate. Ops. Non l'ho fatto apposta. Ok. Papà, tieni tu questo. Tu tieni questo e questo. E io... non riesco. Porca di quella miseria. Andiamo. Siamo arrivati alla destinazione. Grazie mille per la compagnia. Di niente, mi sono caduti gli occhiali. Arrivo, arrivo subito. Ecco, venite, venite, veloci, veloci, veloci. Ok, perfetto, siamo arrivati. Che bello, oddio, ma dove... aspettate, abbiamo dimenticato un bagaglio. Cacchio, aspettate. Tipo del cavolo, eccoci. Ci siamo. Ce l'abbiamo tutto, giuro. Ok, possiamo andare ragazzi, veloci. Comunque abbiamo riguardato la prenotazione. Prendete questo. Durante il viaggio ho riguardato la prenotazione, è proprio una casa. Che figo, è proprio una casa che abbiamo preso, cioè affittato per un mesetto più o meno, mi sembra. Ok, siamo arrivati. Fa un po' freddino, Porca di quella miseriaccia. Entriamo veloci, 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 veloci. Ok, guarda che bella sta casa. Allora... questo è il salottino, bellissimo anche questo ovviamente. Veniamo di qua, qua c'è il nostro cane lupo, qua c'è la super cucina, qua c'è questo, qua c'è il bagno. È veramente il paradiso secondo me in questa casa. Sì, aspettate, allora, lasciatemi in camera. Ok, dove sta il tuo bagaglio? Ce l'ho in mano. Ok, dai, veloce. Sistemati la tua roba che poi noi sistemiamo la nostra. Vieni qua. Cagni, cani. Sì, guarda che è nostro, per un po' di giorni. Wow! Perfetto, allora devo sistemare la mia roba. Penso che io dormirò ovviamente sopra. Quindi pupazzi, qua cosa c'è? Ma che schifo, lo slime. Spostiamo questi qua dentro. Spostiamo tutte queste cose qui dentro. Che almeno ci stanno i miei vestiti, perché... ci deve stare solo la mia roba qua dentro, veramente. Non sto scherzando. Allora, vabbè, queste cose sono mie, quindi chi se ne frega. L'apparecchio è fondamentale. Il calendario, perché devo fare gli auguri al mio ragazzo il giorno giusto. Perché sì, io sono fidanzata. Sono fidanzata da... oddio mio, quanto tempo. Oddio, aspettate, devo fare il conto perché tra un po' di giorni facciamo il nostro anniversario, il mio ragazzo. E mi sembra... non so se è giusto, non vorrei rischiare, però da
3 anni che stiamo insieme. Sì, 3 anni. Sì, 3 anni. Giusto, giusto, giusto. 3 anni che siamo insieme. E facciamo l'anniversario tra poco, ovviamente. Queste cose però le tengo qui. E le metto. Appoggiamolo qui sotto, tanto che se ne frega. E questo però devo nasconderlo perché mamma non vuole che io fumi, però io fumo comunque. E adesso, oddio mio, non si può salire. No, mi dà particolarmente fastidio. Adesso mi guardo un po' di telefono. Ragazzi, ho finito. Brava, adesso faccio la roba di sua sorella. E questa è la roba di sua sorella? No. Cos'era la roba di sua sorella? Questo. Ok. Che mi brucia l'occhio. Porca di quella miseriaccia. Mi bruciano gli occhi. Mannaggia, aspettate un attimo, ragazzi. Oddio, sento. Ok. Ah, ok, questa è la roba di mia moglie. Madonna, ma quanto è ingombrato mio figlio. Vabbè, neanche troppo. Ma che carino questo. Che carino, ecco cosa posso dare a mia moglie, perfetto. Vabbè, queste sono cose che avevano evidentemente i vecchi vicini. Carino questo cappellino, questo lo tengo, è mio. Lo stesso è mio. Questo è molto carino, cioè, questo magari lo do a mia figlia, che è più comodo per lei. Telefono che adesso le porto e poi qua sistemo tutti i vestiti. Ok. Ok, perfetto. E li metto anche la valigia qua. Le metto la valigia qua perché è più comoda. Adesso questa di chi era? Appunto di mia figlia. Madonna, quanta roba che ha. Oddio santo. Madonna, ma perché c'è qua? Vabbè. Lasciamo perdere, lasciamo nella roba di mia figlia. Madonna, ma quanto casino c'è qua dentro? Madonna, dove le metto le roba di mia figlia? Vabbè. I suoi giochini glieli appoggio qui a terra. Tanto chi se ne frega. Ok, qua le sue roba, la roba delle mie figlie l'appoggio qui, questo. Vabbè, questi non sono nostri, quindi poi dopo li spostiamo. I giochini quindi appunto li metto qua. E i vestiti facciamo che li lasciamo qua perché non saprei che soluzione trovare. Quindi sì. Poi questi mettiamoli qui che manco sono nostri, quindi e vorrei evitare che mia gli sporca mia cosa che Marta rompesse tutto. Adesso li porto questi tesoro, ti ecco topela e qui tranquilla tesoro. Sì, che c'è? Guarda che ho trovato un coso, come si chiama, un pigiama di là, che perfetto. Allora io vado a sistemare la mia roba. E te l'ho già sistemata io. Ah, ok. Allora vado a sistemare la tua. Sì, stai qui con lei, per favore. Sì, stai tranquilla. Perfetto. Possiamo andare a sistemare. Allora, prima la roba del bagno, però. Perché è più veloce a sistemare. Spero non abbia preso quintale. Quanto è il telefono? Ok, non volevo controllare un attimo quanto fosse il mio telefono, perché speravo fosse carico, infatti è carico. Allora, questo, Dio mio. Perfetto. Tutte queste cose in realtà, ragazzi, le lascio qua dentro perché non voglio rischiare di distruggere tutto. E cos'è sta roba? Vabbè. Comunque roba invernale, quindi la teniamo. Pupazzino, carino. Oh, Dio mio. Aspettate. Ok, perfetto. Allora la maschera la mettiamo sempre qua. Ok, aspetta, prendo questo borso. Oddio mio. Ho preso un po' di roba. Forse un po' un attimo esagerato. Allora, quindi qua c'è questo. Poi abbiamo ovviamente la mia tazza perché non può mancare la tazza. La tazza tattica, questo qua e questo qua, perfetto. Allora, quindi il coso, puoi vedere questo com'è? Ma che bello! Poi dopo devo andare dalla parrucchiera, che bello! Non vedo l'ora, oddio mio, non vedo l'ora perché devo andarci da tipo 77 secoli e non ci sono mai andata. Mi farò fare le trecce.
Non vedo l'ora di farmi fare perché mi piace un botto elettrice. E qua c'è la roba di mio marito. Aspettate. Ok. Perché questa roba va nella mia roba. Questo metto qua. Ok, poi allora. Io metto proprio così perché non voglio rischiare di sbagliare. Dio mio. Ok, perfetto. Il borsone, mettiamolo qui. E poi dobbiamo portare questo di qua. Oddio santo. Qua perché serve per il latte di mia figlia. Questo metto qui. Perfetto, adesso però devo prendere allora la mia borsa e il portafoglio di mia figlia. Perché devo andare a fare appunto la piega, cioè la piega, la trecce. Ragazzi, sì, che c'è mami? Che c'è tesoro? Io vado a fare, vado dalla parrucchiera un attimo. Ok, va bene. Ma fa che? E non devo farmi fare le trecce perché nessuno sa farle in casa, neanche mia mamma. Quindi devo farmele fare. Accendete le luci voi. Ok, oh, Dio mio, dove stanno le altre? Qua c'è qualcos'altro? Questo. Perfetto, adesso è molto più luminosa. Ok, gioca con tua figlia. Va bene, gioco qua con te. Guarda, cosa vuoi giocare? A questo col cane. Come col cane? Aspetta, però mi cambio prima perché non vorrei evitare. Cioè vorrei evitare di gelare, per favore. Mettiamo questo. Sì, perfetto. Perfetto, perfetto, ecco. Io arrivo dal mio telefono. Sì, ok, tanto nel caso chiami lei. Sì, chiaro. Ok, usciamo, andiamo dalla parrucchiera. Però ragazzi, non vi faccio vedere mentre vado e mentre lui fa, perché sennò ora che lo faccio è Natale. Ragazzi, sono appena tornata, guardate che bella la treccia. Vedete la borsa? Dove sta? E l'ho lasciata un attimo in macchina. Aspettate. Arrivo. Ok, ciao mamma. Cioè, ma come stai bene con la treccia? Grazie, grazie tesoro. Mamma, cosa hai fatto ai capelli? E l'ho fatto la treccia. Come stai bene tesoro? Grazie. Vabbè, ragazzi, questa parte 1 della vacanza in montagna si conclude qui con un bel 27,51 minuti. 50 secondi, io vi saluto e ci sentiamo nel prossimo video. E mi è appena arrivato, cioè prima mi è arrivato un messaggio, ecco, vedete? Prima mi metteresti in primo piano. Adoro i tuoi video e spero tanto che un giorno. Non riesco a vedere il continuo. Però mi dispiace. Però non fisso nessuno. E comunque sono felice che ti piaccia il mio video. E quindi un bacione a Caterina Ferri. Un bacionissimo. E soprattutto devo salutare anche una ragazza che mi ha chiesto di salutarla in una live. In una live di Nicole. Che proprio mi ha chiesto, potresti dire a Giulia di salutarmi? E quindi ciao Malak, ha detto di salutarti così, quindi ciao, un bacione. E ciao anche Caterina, e ciao anche la mia fan numero 1, che però non mi sta più commentando. Marchi male signorina, non sto scherzando. E niente, ci vediamo in un prossimo video, ciao!